Oh, all'interno, bello. Che bello il bang. Sempre bello. Madonna, che manche devastante che ha l'aria. Lo so, però non mi sono fidato perché dicevano che pioveva e non mi fido molto, cioè non ho freni, però... Cioè, in realtà stamattina ho detto, vabbè, prendo la sedia, me la metto nel 106 e poi arrivo su, no? Poi ho detto, boh, non mi fido molto oggi, ora non ho preso. Ma non è quello, perché sono un coglione io, non ho acceso l'evento e quindi ci credo che non... ci credo che esplode poi. Beh, di nuovo secondo. Non capisco questo. Boh, Nardin è già uscito. Ah, Gabriele Di Pietro prima ha fuso un motore, mi sa. Bruciava. No, il gatto sfiga, sfiga. Cazzo che sfiga, va, che è? Ha già fatto un giro, eh. Madonna, oh. Vedi, adesso non si vede più niente già. No, guarda la S4. Non è molto... Thank you.
all'interno, ci prova. Ah, ho perso potenza. Ho perso tanta potenza. Sì. Stiamo calcolando circa 30 secondi a bagaglio. Vuoi vedere questa sera libera che la potete fare per il passo su questo stesso stesso 45? Perché già in questa mancia è 45. Oscar. Vai Davide! Sì, Davide. Dimmi che non è andato giù. No, mi sta cadendo in testa. C'è un problema. Houston, help me. Mi sto uccidendo. Ok. Lo togliamo e lo facciamo meglio. Aia. Problemi tecnici non indifferenti. Abbiamo sempre le altre posizioni e alle determinazioni di video che abbiamo da questa posizione, quindi sembrava che Alex potesse averne un po' di più perché era abbastanza facilmente. Non ha ancora fatto Joker. Bella questa volta la curva di Amelie, splendido del portatore della faglia, veramente a manetta, gran prova di Amelie. Ora vediamo se riesce a proprio speciale. Prima di vedere 6 punti di storia, dai prima che lui ha fatto al Joker, vediamo. Sicuramente gira meglio, cazzo bang. Ok, ce l'abbiamo fatta. È caduto qualcosa giù. Non vedo già più un cazzo, perfetto.
Grazie da Cugule ha detto che effettivamente la macchina non era tanto a posto, soprattutto a livello di motore, lui ha commesso un sacco di errori. Alla faccia sarà un 3%. Non vedo niente. Tanto che ora adesso è davanti. Lui è già detto che una sassanata perché non mi piace stare dietro. Adesso è stabilissima la gara di Webber, ma ottima quella di Marco Norris, che adesso deve cercare di andare a recuperare su Alan Soller, perché segnerà sotto in 3 secondi quando Soller andrà a farsi sciogliere. Marco Norris potrà avere un buco davanti. Wow! La vecchia sul salto non ha permesso di vedere la traiettoria interna ad Onsen, che l'ha allargata paurosamente. Andiamo a vedere. Recordi questa manche, come tempo, 45-6-4-5 per Norris, quindi se sta nei 3 secondi dovrebbe uscire primo. Quando Holler andrà al Joker, occhio che questa ultima mancia della mattinata non mi sembra ovviamente a sorpresa perché ovviamente tutte... No, Orfed oggi un po' così, cioè adesso non ha fatto tanto. Però Holger, Dio fa, guarda quanto cazzo sei a viaggio. È focus. Mamma mia, il Marco! Davanti il Marco Norris! E va bene! Diciamo che anche se è un benzina, il Marco Norris oggi era un booster. Ieri è partito molto in sottina, stamattina non era ancora ben sveglio. Adesso si è dato una mossa determinante. E quindi questa volta, tac! Si porta a casa molto probabilmente, pensiamo sempre che la maniera di andare che senta l'alba come sempre dalle mani di Roby Gambaro, ma questa volta va a svolare in su, ma poi Maurizio Mestatevi Martina e immediatamente l'uomo abituato 21 come me, 22 attraverso per lui. Mettere la macchina dritta è con la incubo. Non mi sono ricordato di dirgli, potresti anche fare del drifting, perché tutto sono più di traverso che del drifting. Oh, è passato, è passato! Le metri che vanno stati in salto insieme! 40 metri! Wow! Mica se tiene biadesivo! Biadesivo di Amazon. Aggredi leggermente bilanciato l'uscita della 4, è vissuto lui come un accoltello. Wow, adesso sia Aggredi che Nardini hanno già portato a casa il loro Joker. Sarà che gli ha messo tutta la pressione sul giovane Caterpillar. E allora vediamo che cosa succede. Andiamo a vedere cosa combina il giovanotto. Dietro c'è una Grelli che è in grande polvere in questo weekend, quindi potrà dire la sua tranquillamente. Vediamo il margine. Questo è importante adesso, Paolo Carlo. Agrelli con le stelle, e quindi Nardini, nonostante i segnati di cartone, la porta a casa stasera.
appena preso ritirato. Vai da te, vai che ce la fai. Eccolo là, se non fa quello non si serve, e va bene. Agrelli sempre più solo, ai 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 ai. Gira 3, gira 3, gira 3. Ha sfasciato via anche, ma ha arrancato via il fanale. A mollare e molla assolutamente tutto, purtroppo. Male dentro, non riesce a portarla a casa la vettura. Oh, si è fermato via? L'ha lasciato lì. Mentre invece va a vincere a mani basse a Agrelli. E allora, risultiamo che Hoffman, Hoffman va dentro, Hoffman è il servizio di Agrelli. Riesce a passare in seconda, si davanti a Hoffman, potrebbe cercare di lavorarsi bene Hoffman, rimanendogli vicino. E magari anticipando il gioco, solo che Hoffman tra l'altro è molto vicino dopo aver fatto lui stesso il Joker. Tutto da vedere, tutto da studiare a livello strategico. Di sicuro sappiamo che Oscar Hoffman ha già fatto il Joker. Basta, adesso è nelle loro mani, dei protagonisti. Alan Soler sta tirando in giù, spicca come un accatanato. Porco, che anche salto! Oh, è uscito! Mamma mia, ha dato tutto in quel salto, ha dato tutto! E io pensavo ad un Carmelino 2, sai, come l'altra volta che capottava. Solo che non vedevo un cazzo, non vedevo veramente niente. Ha dato tutto, avrà fatto 10 metri, no vabbè 10 metri di salto no, però 5 sicuri. Davanti anche in questa si è giocato alla grande la battere sul 310-910 della Cupra, vediamo se Norris nonostante quella griglia anteriore che si è staccata dal primo giro e che è lui che si muove spentolando davanti al cofano, sul cofano per l'esercizio. Oh, per a casa ora. Ora si va all'ultima tornata, attenzione perché Hoffman è lì. È più che mai un registro. Ma no, non si trova, qualcosina ha già fatto, ha già corso, ha già vinto. In tanti anni di esperienza, quindi anche se c'è poca esperienza da fare. La stessa la troviamo anche in Marco Norio, quindi adesso. Questa è l'ultima delle manche, poi presto per sistemare la pista, innaffiata di dovere, intanto già vedo pronta la S4, che è il grande dono, quindi il mio dono di ma prima guardiamoci questa finale, vediamoci questo arrivo, con Marco Morris in 3-10. Dall'inizio particolare, devo vedere se parte come dovrebbe Hoffman, diciamo, no, è Hoffman, no? Ha già fatto il Joker che rimane lì in zona. I primi tre in un fazzoletto come si può dire. Norris viene benissimo. Porco, che anche tamponata.
Pensa che ha fatto a Gregory, eh? No! Ha sbagliato marcia, mi sa. Inesia, eccoli qua sulla parte qua, non producono la polvere. E intanto a Gregory si è fatto una posizione. In quarta Gregory, il quinto Martin. Però sta rimontando benissimo Nori, già sta giocando il suo Joker. Sì, ma Nardin deve andare così perché non è assetto. Non è assetto, ha detto. Non vedi come cazzo gira la Gregory, Nardin? Andiamo a vedere la rimonta per il distacco, possibile? Perfetto, vediamo adesso, Holder a 1.6. Loro sta 4.4. 44.77 il giro precedente di Ostfeld da paura. 44.7, andiamo a vedere adesso anche Ostfeld. Anche tamponato se per quello. Anzi, una grande finale, non una grande mancia, forse di parlare della grande finale. Gli è dietro, eh? Gli è dietro. Abbiamo ancora. Sì, è Norris. Aspetta il termine. Ma Osterfeld. Va all'attacco. All'inizio dell'ultima tornata salta fuori dalla nebbia Oscar Orfield, ancora davanti, però ha fatto la tentata di Nardin alla 4. Orfield con... Oh! Ah, ha toccato! Toccato muretto, eh! Battaglia vicinissima tra i due adesso. Ha bucato la gomma Norris, mi sa, eh. Un po' di terreno, ma non dovrebbe più, il posto d'onore non dovrebbe più scappare. È andato contro un muretto, si è fatto qualcosa Norris, non va più. E va a vincere quello che era pronosticato per il gesto, ma la diretta, la volta scende. Vediamo, lo supera, l'ha superato.